Allora, siamo all'alba di un consiglio comunale molto importante, mi sembra. Sì. No? Come finisce questa trasmissione? Tu vai in consiglio comunale. Sì. E ci sono argomenti però come... posso fare una cosa? Sì. Allora, io voglio dire ai telespettatori che ci vedono sempre qua, a me, a te, che oggi Michi ha bisogno di qualche telefonata da parte vostra, perché è un po' giù di morale. Siccome non dovete pensare che le persone che sono in televisione sono fatte di gomma, perché sono fatte di carne ed ossa pure loro, ecco, siccome io me ne accorgo, ovviamente, basta guardarli in faccia, voi fateli qualche telefonata e fateli qualche carezza televisiva, perché Michi oggi ne ha bisogno, va bene? Grazie, andiamo avanti. Allora, in consiglio... perché c'è un sacco di gente che ti vuole bene, Davi Sagredo. In Consiglio Comunale oggi si discute di il Piccini, bisognerà ristrutturare. C'è, diciamo, l'approvazione del piano di lavoro e del programma di investimento che riguarda la ristrutturazione del Piccini, perché è chiaro che adesso siamo in campagna elettorale, si parla di tante cose, il decreto sull'approvazione delle liste, anche la gravissima modificazione dello statuto dei lavoratori che consentirà il licenziamento delle persone anche nelle strutture, nelle fabbriche con più di 15 dipendenti. Ci sono tanti grandi problemi nel nostro paese, però ringraziando il Dio il Comune di Bari, che ovviamente fa quel che può, cerca di esorcizzare queste vicende così complesse continuando a lavorare con grande intensità e continuità. Oggi in Consiglio Comunale, oltre che i lavori di ristrutturazione del Piccini, che sono assolutamente necessari, stiamo ovviamente rischiando di tenere il teatro fermo per un paio d'anni. Questo sarà un problema molto serio ed è questa la ragione per la quale vorremmo, ecco, tentare con gli altri teatri della città, anche privati, di stabilire delle collaborazioni che ci consentano di superare questo periodo di chiusura del Piccini, ma anche più in generale di lanciare queste strutture private che sono importantissime, e stiamo anche tentando di farci... Perché, ma il Cursal è agibile? Il Cursal è agibile se non viene totalmente occupato dal pubblico, cioè la scala antincendio, questo credo di avere compreso da chi me lo ha spiegato, più che incidere sulla apertura totale del teatro, incide sulla quantità di pubblico che si può ammettere all'interno della sala. Quindi se non lo si riempie totalmente il teatro è perfettamente agibile, tant'è che domenica pomeriggio ci sarà una importante manifestazione del Partito Democratico tra D'Alema e Vendola, con D'Alema e Vendola. Torniamo a noi, oltre il lavoro del Piccini verrà ovviamente approvato anche tutti i lavori di riqualificazione della costa San Girolamo. È un lavoro molto importante, ovviamente si tratta di un primo stralcio, speriamo che la Regione ci finanzi anche gli altri stralci, per ora cominciamo i lavori e speriamo che quella promessa che Pinuccio Tatarella fece 20 anni fa alla città di Bari, io riesco a mantenerla. Oh, ci sono anche altri argomenti, però c'è una telefonata. E volevo dire, i soldi li avete trovati comunque per fare questo? Ci sono i soldi? Sì, ho detto, San Girolamo è uno stralcio, non è tutto il progetto che ha vinto la gara di progettazione di architettura vale molto di più, quasi il doppio, mi pare 18 milioni di euro. Qui si comincia con i primi 7-8. Sentiamo chi ha il telefono, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Lello Ravallese e ho raccolto l'invito del sindaco. Io seguo con attenzione questa trasmissione e per la verità già l'altra volta, dopo un piccolo sfogo di Michi Deruvo, ho tentato di prendere la linea, ma invano. Voglio dire che è una trasmissione fatta molto bene, non esagererò se no ci tacciano di chissà che, è fatta molto bene, per la verità è proprio la formula, al di là della bravura di Deruvo e dell'equilibrio, anche prima quando il sindaco era
il predecessore, ovvero un modo di entrare in contatto direttamente tra i cittadini e l'amministrazione nella sua massima espressione. Quindi io voglio fare i complimenti. Poi grazie, una prossima bello, volta grazie, se riuscirò a prendere la linea farò una domanda a Emiliano, ma questa volta ho telefonato per questo. Grazie. Grazie a te, Revallese. Allora, hai visto? Hanno chiamato solo per te. Hai visto, bravo. Stavo finendo il discorso del Consiglio Comunale, so che c'è anche un altro argomento molto importante. Comunque, è una città fantastica. Sì, è una bella città. Ho chiamato, c'avevo una domanda da fare, ma non la faccio. Ho chiamato per te. Grazie, Alessio. Allora, questo è, c'è da essere orgogliosi di questa città. C'è un'altra telefonata ancora. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Sì. Potrei parlare con il signor sindaco, se è possibile. Ne ha facoltà. Sono qui, buonasera. Mi ha preceduto la telefonata precedente per fargli i complimenti. Comunque noi ci incontrammo qualche anno fa vicino a Petruzzelle, che della macchina gli ha detto la mano, gli disse... Ma lei è quel signore di Napoli? Bravo. Oh, che bella memoria. C'ho la memoria da sbirro, eh. Comunque l'hai promessa, anche se non appartiene... Al mio punto di vista politicamente, gli promise che l'avrei dato il voto. E così ho fatto con mia moglie. Grazie. Comunque le volevo dire una cosa. Non è che può fare uno sforzetto anche per venderla, o no? Come? Ce la fa a fare uno sforzetto? Per... No, non lo posso dire. Non lo posso dire. Trasmissione di servizio. Ritiro quello che ho detto. Ritiro quello è che una trasmissione di servizio. E mi è scappato. Non la sento un po' giù a lei, se non sente. No, no, niente. Meglio se non ha sentito. Comunque, sempre, signor Sini, a prescindere di quello che sto per dire, le volevo dire questo. Io voglio parlare con lei al di fuori di quello che lei rappresenta, perché per me rappresenta qualcosa di più. Non come sindaco, non come magistrato, o quello che è stato, perché prima non la conoscevo, sono da 55 anni, io disse l'altra volta, sto a Bari. Non lo so, io lo vedo come se l'avessi conosciuto da sempre e fosse da qualche altro mondo. Io credo che veniamo tutti e due. Potrei aver acquisito qui a Bari tanti amici che avesse, non lo so, il suo modo di esprimersi, di fare, di concepire. Perché io vedo che lei in tutti i suoi discorsi è lontano dalla poltrona in cui siede. E questo è meraviglioso. Oh. E quindi mi piacerebbe fargli conoscere tante cose di me. Bene. Perché mi trovo lontana dal mio paese e quindi non è so un po' perché triste stare lontano. Vado in circo sempre più di amicizie. Allora, ne ho tante. Allora però... facciamo così, se lei lascia in regia il suo numero, io come finisce la trasmissione la chiamo e facciamo due chiacchiere. Ecco, va allora bene. Gli posso dire prima una cosa che anche se sentono altri cittadini. Sì. Io non so se è un mio modo, non contesto io, ma osservo. Dal mio punto di vista, l'altra volta gli disse che io ho fatto una professione che non dico, che non esiste un patteggiamento oppure una via di mezzo o qualche cosa di parere diversa, come molte volte, se lei me lo perdona, glielo chiedo in ginocchio, che un giudice dà una sentenza sullo stesso argomento, un altro giudice dà una sentenza avversa. E non mi ha mai piaciuto questo qua, vado in cerchi perché. Che la mente umana è unica, però c'ha tanti punti di vista, tanti pareri, tante cose. E ho detto sempre che uno stupido non sa di essere stupido. Ecco. Allora voglio dire questo. Io abito nella vicinanza di Rione Apiccio, qui, sulla Rione Apiccio. Via Magna Grecia e via Peuceccia. Sì. Non so se lei per caso si è trovata a passare da queste porte. E non lo so, è uno scempio quello che è stato fatto. Tecnicamente. Lei parla delle rotonde? Dell'incrocio che hanno, salendo il ponte via Amadei, poi si mangia Grecia e arriva all'incrocio via Peuceccia, dove sta il ferramento Macchia Sforza. Ecco. Lì c'è